Il Topolino 3464 era un numero particolarmente interessante, non solo per le due storie di Bruno N, di cui ho parlato in un unico video. C'era in effetti una terza storia di cui avrei molto volentieri parlato, ma che poi alla fine non ho trattato. Allora ho deciso di recuperare quella terza storia in un video un po' particolare, visto che è progettato un po' come se fosse un podcast. Non mi vedrete infatti nel corso del video e sentirete soltanto la mia voce abbinata con delle immagini, quindi in un certo senso un podcast su YouTube. Il motivo per cui alla fine ho pensato di trattare questa storia è perché fino adesso non mi sono mai occupato in nessuno dei video, né quelli disneyani né quelli extra disneyani, di una disciplina come la filosofia. In realtà la storia di cui vi vado a parlare non è esattamente filosofica, e questo lo si intuisce già dal titolo. La storia infatti è Pico Paperoga e il bizzarrismo fu filosofico, scritta da Monica Manzoni e disegnata da Sergio Capella, che ha per protagonisti Pico e Paperoga, che sono in qualche modo una coppia piuttosto collaudata. Vediamo la storia che cosa ci racconta. Pico deve laurearsi in filosofia, però ha perso la voce. Gli viene in suo soccorso Paperoga in maniera piuttosto casuale. Possiamo dire che il primo parente che passa dalla casa di Pico e si accorge del problema. Se ne accorge in una maniera abbastanza classica per i cartoni animati, dalla grande quantità di acqua che sgorga da sotto la porta di Pico, generata dalle lacrime che Pico stesso versa a causa del suo problema alla voce. Vediamo a questo punto qual è la definizione della fu-filosofia. È un insieme di teorie astruse della storia papera. Al che Paperoga già inizia a fornirci la sua prima interpretazione della disciplina. Non è niente di più delle considerazioni che un tipo accorto come me faccia quotidianamente. Che poi accorto e Paperoga messi insieme, vabbè. La discussione della tesi si svolge in maniera piuttosto complicata, diciamo così, in qualche modo però molto in linea con il bizzarrismo fu-filosofico, visto che a un certo punto Paperoga lancia in aria gli appunti e dice: parlerò a braccio. Ad ogni modo, le conclusioni della tesi di Pico sono semplici. Il bizzarrismo fu-filosofico sostiene che qualsiasi teoria, anche la più stramba, è in grado di dare risposta alle domande fondamentali. Il colpo di genio, però, viene dato dallo stesso Paperoga, che, dopo aver letto le conclusioni di Pico, afferma: se ogni corrente di pensiero può rispondere alle domande del papero, indipendentemente dalle idee che la sostengono, allora se ne può anche fare a meno. In questo caso, tutte le teorie equivale a nessuna teoria. Questa conclusione di Paperoga è ritenuta geniale, illuminante, e l'interpretazione definitiva del bizzarrismo fu-filosofico, movimento che nega la sua stessa esistenza. D'altra parte, non ci si poteva aspettare nient'altro, visto che il ritratto del fondatore del bizzarrismo fu-filosofico ricorda molto da vicino proprio il nostro Paperoga. A questo punto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e saluti a tutti!